Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora TG. Non mi importa la nazionalità, sono esseri umani nel mio territorio ed io sono soggetto attuatore per l'emergenza Covid. Così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci questa mattina da Catania, dopo le polemiche sull'ordinanza di sgombero dei centri per gli immigrati, gli hotspot, l'ultimatum al governo a stasera, sì al dialogo ma non accettiamo rigetti. Il prossimo passo se no sarà quello di rivolgerci alla Procura della Repubblica. Vediamo il servizio curato per noi da Rosaria Rinaudo. Questi esseri umani non rispettano perché non possono rispettare per volontà dello Stato le misure di prevenzione. Io sono soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19 e devo verificare con i miei occhi se i cittadini, tutte le persone, a qualunque titolo presenti in Sicilia, rispettano le norme. Nessuna volontà di scontro con lo Stato, ma ci aspettiamo rispetto. Esordisce così da Catania il presidente della regione siciliana nel corso della conferenza stampa indetta per spiegare la propria posizione dopo che il ministro dell'interno Lamorgese ha annunciato di voler opporsi all'ordinanza anti-Covid sui migranti ed il polverone sollevatosi. Il provvedimento che introduce il divieto per i clandestini di accesso, transito e permanenza nell'isola con conseguente sgombero e chiusura degli hotspot per ragioni sanitarie non è ancora stato impugnato dal governo Conte. Le 48 ore di tempo per dare seguito all'ordinanza nei centri di accoglienza siciliani scadono a mezzanotte. Ecco gli scenari prospettati da Musumeci. I sigilli verrebbero apposti una volta che i centri di accoglienza dovessero svuotarsi, perché non potrebbero essere riutilizzati se non dopo opportuni interventi di adeguamento. Eventualmente per il futuro, non sarebbe diciamo la soluzione. Attualmente. La soluzione va ricercata nel dialogo con il governo. Se vengono svuotati entro stasera, domani, dopodomani mettiamo i sigilli. Se non vengono svuotati dobbiamo aspettare che lo Stato li svuoti. Se lo Stato dovesse dire di non volerli svuotare, noi ci rivolgeremo alla magistratura perché siamo di fronte ad una palese violazione della legge. Su conflitto di competenze, se quella dei migranti è Stato centrale, allora la applichi e faccia il proprio dovere. Trova terreno fertile Musumeci per denunciare l'assenza di silenzio del governo centrale, la superficialità, l'arroganza. Anche la rappresentanza parlamentare siciliana dice ha sottovalutato il problema, avrebbe dovuto essere unita almeno una volta. Senza del Viminale, benissimo, tenetela la competenza, ma esercitatela. A noi lasciate esercitare quella sanitaria che deriva da una norma di legge e se non volete farci esercitare neanche quella dovete spiegarmi come faccio io a chiedere ai siciliani di rispettare la mascherina, la distanza e tutto quello che segue se poi loro mi dicono è perché migliaia di persone lo Stato li tiene ammassati come se fossero carne da macello. Sono 11.000 i migranti giunti tra luglio e metà agosto a fronte dei circa 2.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Quale prevenzione e strategia lo il governo ha messo in campo? Lo Stato faccia la propria parte, la smetta nel braccio di ferro e nel mostrare muscoli che sa di non poter mostrare. Sulla vicenda della tendopoli di Vizzini Musumeci parla di campi di concentramento e di delitto per via della promiscuità consentita all'interno. L'assessore alla salute Ruggero Razza spiega a tal proposito il provvedimento di questa mattina. Una task force di professionisti è già all'opera. Intanto con la task force verificheremo, come è accaduto a Vizzini, che tutte le strutture presentino le condizioni igienico-sanitarie necessarie. A Vizzini era stato immaginato di tenere in 18 metri quadri 8 migranti su letti a castello. In tempo di una pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità era ed è una follia, anzi una modo per esporre al rischio di contagio che, mi permetto di dire, costituisce reato. Sui poteri acquisiti dal presidente della regione Nello Musumeci c'è una legge dello statuto, l'articolo numero 31, di questo parleremo tra non molto, c'è chi sostiene che possa agire proprio in virtù di quest'articolo, altri invece sostengono il contrario. Intanto parliamo di un Covid hotel nella zona ionica, il primo è a Mascali, e in parte un'ala di questo albergo riceve proprio al suo interno persone che stanno effettuando la quarantena, mentre un'altra ala è riservata ad ospiti e turisti. Vediamo.
Un hotel di Fondachiello diventa struttura Covid per ospitare i turisti in quarantena. Da venerdì scorso la struttura ospita 10 vacanzieri provenienti da paesi a rischio o da altre località siciliane dove sono stati segnalati dei focolai. Tutti sono seguiti dai medici e paramedici e sottoposti al tampone. Una notizia che ha allarmato non poco tutti i residenti, anche solo stagionali, del litorale di Fondachiello e zone limitrofe. Ma il titolare dell'albergo prova a tranquillizzare tutti, riferendo che gli ospiti che osservano la quarantena sono confinati in una struttura senza alcun contatto con il resto dell'hotel. Il presidente della regione Lumus Meci a giorni fa ha fatto un'ordinanza dove chiedeva la disponibilità agli albergatori di dare delle stanze per ospitare persone, diciamo, che provenivano da zone sospette, quindi in quarantena. A quanto pare qua li portano da noi, li mettono nelle stanze, li controllano, vengono monitorate costantemente. Se per caso qualcuno dà segni di malattie, allora li portano subito all'ospedale. Noi abbiamo dato una palazzina per ora a loro disposizione, a disposizione dell'ASPI, ed è una palazzina dove accedo direttamente dall'esterno, non hanno contatti con i nostri clienti, anche perché il mio hotel, essendo un villaggio hotel ed è fatto a palazzine, quindi abbiamo potuto benissimo isolare una palazzina e dare a loro con ingresso per conto proprio, quindi hanno una gestione loro, si fanno le pulizie, qui ci pensa l'ASPL, le pulizie da mangiare, tutto quanto, cioè non hanno niente a che vedere con noi abbiamo dato solamente la disponibilità di una palazzina e quindi è come se fossero un altro hotel in realtà. Non teme che questo possa allontanare eventuali turisti? Ma guarda, la persona normale, intelligente lo capisce, a parte che non è un ospedale questo qua. Però si immagina, se queste sono gente con sospetto, che potrebbe avere una cosa, allora si immagina la gente, nessuno dovrebbe andare in ospedale, nessuno, perché in ospedale ci sono, in tutti gli ospedali ci sono i reparti, diciamo, di malattie, diciamo, contagiate, quindi si immagina, se in ospedale cosa c'è, qui non c'è questo pericolo, anche perché loro sono isolati come se fosse un altro edificio e non è gente malata, potrebbero diventare gente malata, però se parliamo di questo principio qua, nessuno dovrebbe andare in un medico, nessuno dovrebbe andare in guardia medica, nessuno dovrebbe andare in ospedale, perché lì, anzi quasi certamente, ci saranno all'interno di un ospedale persone che hanno delle malattie infettive, se non il Covid sono altre malattie infettive, quindi si immagina noi qua, noi siamo tranquilli al 100%, anche perché non c'è contatto assolutamente con queste persone, nemmeno il personale delle pulizie, il personale dell'hotel ha contatto, perché noi in quella palazzina non abbiamo più niente a che vedere, dato a loro, loro poi ci comunicano i nominativi e noi li comunichiamo anche alla pubblica sicurezza, facciamo, diciamo, tutta la prassi come se fossero cittadini normali. E quindi sappiamo le persone che vengono qua ospitate in hotel, sappiamo anche dalla nazione, tutto quanto, però chiaramente c'è la privacy, non possiamo divulgare queste cose qua. Però a livello di sicurezza chiaramente siamo 100 miliardi di volte più sicuri di un normale ospedale. E nonostante le rassicurazioni dell'albergatore, le avete sentite, tuona il sindaco Luigi Messina, il sindaco mascalese, dice: così si uccide il turismo, faremo tutto ciò che è il nostro potere per cercare di risolvere la situazione. È particolarmente arrabbiato il primo cittadino di Mascale, Luigi Messina, dopo essere venuto a conoscenza nella mattinata di oggi che un albergo del litorale di Fondachiello ha dedicato una parte della sua struttura per ospitare i soggetti in quarantena Covid. Un duro colpo all'economia turistica della zona la definisce il sindaco, che non esclude nel suo ruolo prese di posizioni eclatanti per evitare un danno che avrebbe ripercussioni pesanti su tutto il comparto. La cosa assurda è che io vengo a conoscenza di tutto ciò stamani attraverso gli organi di stampa, senza essere informato come autorità sanitaria del luogo da nessun responsabile né della regione né dell'ASP e né da chi è preposto a tutto questo, perché avrebbe dovuto comportare sicuramente da parte nostra un'organizzazione con tutte quelle protezioni necessarie che del caso, cioè io capisco che è necessario fare dei luoghi dove possono essere portate queste persone, ma noi come territorio dove cerchiamo da anni di portare avanti l'idea di sviluppare Fondachiello come luogo turistico per l'intero territorio, oggi arriva questa cattivissima notizia che crea disagi e malumore alle persone che sono su Fondachiello, magari non motivate,
magari non motivate, e che pertanto comunque danno una sensazione all'interno di quello che è un meccanismo di carattere turistico di avere un centro Covid dove arriveranno ambulanze, persone che sono malate e che comunque devono stare in quarantena. Io mi chiedo se questa è l'attività da parte della regione, da parte di tutto il sistema che abbiamo nella nostra area per garantire quello che è un volano positivo del territorio come Fondachello, che porta centinaia di posti di lavoro. Io sinceramente nutro i miei dubbi, perché non è possibile innanzitutto non avvertire il sindaco, non renderlo partecipe, e addirittura la scelta più scellerata di mandare il tutto a Fondachello, vicino ai bagnanti, vicino ai turisti. Ripeto, io dalle mie informazioni non c'è nessun tipo di pericolo, ma la sensazione è negativa. Le persone che magari vorrebbero avvicinarsi in quest'area avranno delle perplessità, perché nessuno può dare certezze, garantendo sicuramente tutto quello che è necessario garantire da parte dell'ASP, che sono convinto di tutto ciò. Io con gli uffici stiamo valutando le possibilità e le azioni che possiamo fare, che la legge ci consente, compreso il dubbio di avere un albergo che per metà ci sono quelli del Covid e, di come mi informano, probabilmente per metà ci sono i turisti nella stessa struttura, cioè non ha senso. Tutto questo cozza con la parola turismo. Necessariamente cozza con la parola turismo, perché le persone, se devono scegliere Fondachello, diranno: ma io perché devo andare in un'area dove c'è un centro Covid? E poi mi chiedo, e chiedo questo all'assessorato, ma scegliere Fondachello nel momento in cui Taormina, e ci vuole un percorso assurdo per arrivare su Taormina all'ospedale se ci fosse necessità, o andare in un altro ospedale, ma perché? Qual è la scelta che li ha portati a Fondachello? Qual è la scelta di andare in un luogo che non ha un'attrezzatura idonea nell'area? Rimaniamo in argomento, ma torniamo alla notizia d'apertura, in particolare all'ordinanza di Musumeci. C'è chi sostiene che il presidente della regione abbia pieni poteri sulla base dello statuto, in particolare, come dicevamo, l'articolo 31, anche se vi sono pareri contrastanti. Vediamo. Se n'era parlato lo scorso aprile dell'articolo 31 dello Statuto siciliano, ma la commissione paritetica ed il Premier Conte si sono pronunciati. La norma è superata perché anticostituzionale, dice Musumeci, ma sulla possibilità di disporre anche della Polizia dello Stato da parte del Presidente della Regione, e dunque sulla piena validità e valore dell'articolo 31 c'è chi non la pensa così. L'avvocato Olivera spiega il punto secondo il diritto e perché sulla vicenda migranti anti-Covid il governatore può e deve intervenire. Ci sono persone che sono morte, eroi siciliani che sono morte perché venisse fuori quantomeno questo statuto speciale per la regione siciliana, statuto che non è lo statuto di un'associazione privata, c'è una legge costituzionale che ha approvato questo statuto, che poi i governanti che ci sono stati non ne abbiano fatto uso non è certo colpa di qualcuno. Quando Rino Nicolosi andava a parlare con Gheddafi perché c'era il problema dei pescherecci che venivano attaccati, ecco, non l'ha fatto in forza di un qualcosa di diverso, l'ha fatto perché era un politico che credeva in quello che faceva, lui rappresentava veramente il popolo siciliano. Mi dispiace che questa sorta di marcia indietro, so perché un ministro non eletto da nessun popolo abbia detto no, non è un problema nazionale, è un problema siciliano. È un problema nazionale quando gli emigranti, poverini, sia chiaro, andavano in Toscana, in Emilia, nel Lazio, in Liguria, no, invece invadono solo la Sicilia, e quindi è un problema siciliano, e la cosa che deve fare il rappresentante del popolo siciliano, fra l'altro in Sicilia c'è una legge costituzionale che ha disposto l'elezione diretta da parte del popolo, non è tollerabile tutto questo, quindi io, peccato che abbia fatto una sorta di marcia indietro, dovrebbe andare avanti su questa cosa, anche per principio. Ecco perché l'articolo, spieghiamo ai non addetti, questo articolo cosa consente? Consente, il capo della regione siciliana è capo della polizia
capo a tutti i poteri che ha in questo momento lo Stato italiano. Quindi non c'entra solo il problema sanitario, anche il problema sanitario, ma l'ordine pubblico, può disporre della polizia, può chiedere l'intervento delle forze armate, questo c'è scritto nell'articolo 31. Non mi risulta, ma posso sbagliarmi, che ci sia intervenuta la sentenza di un qualche giudice che abbia modificato questo articolo. Sono intervenuti i soliti Soloni, perché l'Italia è il paese dei Soloni, che comandano loro, quello che dicono loro quello che è valido e quello che non è valido. Per me c'è lo statuto della regione siciliana, legge costituzionale dal 1948, e ci sono persone come Antonio Canepa che sono morte più di 70 anni fa perché la Sicilia realizzasse la propria indipendenza, la propria autonomia. Senta, di recente la Costituzione è stata modificata proprio sulle autonomie e probabilmente questo articolo dello Statuto, poniamo il caso che potesse essere che il Presidente Conte insomma ha avuto buona fede nel dire che è superato, ma in realtà per decretare che è superato e che è anticostituzionale cosa deve intervenire? Io prima di pronunciare la parola buona fede ci penserei 2000 volte. Battute a parte, non è intervenuto niente, che io sappia non è intervenuto niente. No, assolutamente. E secondo me sbagliano i soliti Soloni che dicono che ci vogliono le norme di attuazione. Ma chi l'ha detto? C'è una norma e va applicata. Non c'è bisogno, allora se ogni norma, ogni dato normativo deve essere poi soggetto alle norme di attuazione, allora in Italia non abbiamo legge, no, le leggi ce le abbiamo, ne abbiamo sin troppe. Secondo lei andrebbe sottoposto alla Corte Costituzionale? No, assolutamente. Non c'è alcun bisogno, assolutamente. La Lombardia e la Sicilia a confronto nell'emergenza Covid, in un libro le toccanti storie che arrivano da una delle città più colpite d'Italia, Bergamo, che ha pagato uno dei tributi più pesanti in termini di vittime. Vediamo il servizio. Si intitola La storia del coronavirus a Bergamo e Brescia ed è un instant book che ripercorre i mesi drammatici della pandemia in due delle province italiane che più di altre hanno vissuto l'emergenza sanitaria che di fatto non è ancora finita. A scriverlo il giornalista di Brescia Oggi e dell'Agi Giuseppe Spatola, siciliano d'origine. Il libro, presentato sabato sera a Catania nella corte del Castello Ursino in uno degli appuntamenti del Catania Summer Fest, è un viaggio nell'epicentro del dolore dove il Covid-19 ha mietuto 5.000 vittime e ha contagiato oltre 25.000 persone. Ad aprire l'incontro il direttore generale dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza. Una serata per me magica in questa splendida cornice, l'opportunità di confrontarsi con uomini di altri territori dove il virus ha colpito duramente. Un bel momento, non solo sotto un profilo tecnico ma anche sotto un profilo umano, con grandi prove e grandi testimonianze di umanità in un territorio lontano da noi, ma che abbiamo stasera riconosciuto molto vicino, perché il dolore unisce e ci fa sentire tutti parte di una stessa famiglia. Spatola ha vissuto in prima persona sul campo quei terribili giorni, raccontando storie, aneddoti e drammi legati al virus che per alcuni doveva, come sottolinea l'autore, essere poco più di un'influenza. Nella pubblicazione trovano spazio anche il miracolo dell'ospedale da campo costruito dagli alpini in appena 8 giorni e la nonna di ferro che a 100 anni ha sconfitto il virus rimanendo a casa, ma anche le aziende che hanno convertito la propria produzione per fornire gel igienizzante alla popolazione o di altre che hanno reclutato operai volontari per realizzare le bombole d'ossigeno salvavita. Un dramma lungo settimane passato anche dalla strage di anziani nelle RSA che ha distrutto l'economia di quelle zone, determinando oltre 8 miliardi di mancato fatturato alle imprese, a cui però il presidente Mattarella e Papa Francesco più di una volta hanno fatto sentire la loro vicinanza. Qualcuno si chiederà come mai la presentazione di un libro sul coronavirus, la storia del coronavirus a Bergamo e Brescia, presentato in Sicilia, a Catania, a Noto o a Rosolini. Perché alla fine la storia che abbiamo vissuto tutti negli ultimi 6 mesi è una storia che deve insegnare ad avere un approccio con la malattia capace di creare prevenzione, una prevenzione che passa da 3 gesti semplici: l'uso di mascherine, il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani, 3 gesti semplici che però possono contribuire ad evitare l'inferno.
Nella presentazione sottolineo più di una volta come se l'Italia è diventata l'inferno del coronavirus, proprio Bergamo e Brescia sono stati i suoi gironi più profondi. Che cosa sarebbe successo in Sicilia? Non lo so, non è dato saperlo, però per fare prevenzione è meglio che ipotizzare scenari di guerra o apocalittici. E in questo senso il dibattito aperto a Castellussino con il direttore dell'ASPRA, Maurizio Lanza, ci ha consentito di capirne di più anche sull'approccio che si è avuto in Sicilia della malattia, su questa assistenza territoriale che diventa basilare comunque per uscire dalle crisi e vedere al futuro con una positività ritrovata, che non è la positività dei tamponi ma quella della testa. I carabinieri della stazione di Gran Michele, coadiuvati dai colleghi del NAS e del NIL di Catania, hanno eseguito nell'ultimo weekend dei controlli finalizzati alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro e igiene volte a contrastare il diffondersi del Covid-19. In particolare, in un locale pubblico in via Libertini, i militari hanno evidenziato diverse violazioni, tra queste l'assenza dell'apparecchio di rilevazione monouso del tasso alcolemico, la somministrazione da parte di una dipendente di bevanda alcolica ad una minore di anni 17, un dipendente del locale inoltre non indossava il dispositivo individuale previsto a protezione per le vie respiratorie, inoltre per aver impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 20% dei lavoratori regolarmente assunti. È stata disposta una sanzione, una chiusura provvisoria per 5 giorni. Poi un altro locale in piazza Dante, sprovvisto di apparecchio di rilevazione monouso sempre del tasso alcolemico, per non aver impedito l'assembramento di persone all'interno del locale. Poi sono state evidenziate carenze igienico-sanitarie e strutturali all'interno del laboratorio di produzione, per cui è stata elevata una sanzione di 1.000 euro e applicata una chiusura provvisoria dell'esercizio commerciale per 2 giorni. E sempre in merito ai controlli anti-Covid-19, la Polizia di Stato ha effettuato dei controlli, come dicevamo, una volante è intervenuta a Catania in un lido della Playa, dove oltre l'orario consentito gli agenti hanno accertato la presenza di numerosi avventori intrattenuti da musica ad alto volume. Per tali ragioni il personale della polizia locale, successivamente chiamato in ausilio, ha elevato sanzioni amministrative per 400 euro a carico dell'amministratore della struttura balneare. Inoltre è stata applicata una sanzione accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni. Sono state ore di lavoro intenso quelle di domenica scorsa per i vigili del fuoco, che appunto sono stati impegnati in 2 incendi, uno nella zona dell'Acese e un altro nell'entroterra etneo. Vediamo. Domenica di fuoco, quella appena trascorsa alle falde del vulcano. Paura nell'Acese ma anche nell'entroterra etneo per 2 distinti incendi. Che hanno impegnato per diverse ore i vigili del fuoco. In particolare le immagini che vedete fanno riferimento ad un vasto rogo sviluppatosi a Santa Tecla, frazione marinara di Acireale. Sono le 15 quando arriva la richiesta di intervento al comando provinciale di via Cesare Beccaria. A comporre il 115 gli stessi proprietari della villetta il cui tetto si è trasformato in una enorme graticola. Via Riazzi, una strada stretta, difficile per i soccorritori arrivare sin qui con mezzi autobotti. Eppure dopo ore di lavoro i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio, forse partito dai pannelli solari che erano sul tetto della struttura. Troppo caldo, ieri anche vento, potrebbe essere questa una delle cause scatenanti, anche se sono in corso accertamenti che daranno una più chiara dinamica dei fatti. A quell'ora, primo pomeriggio, molti erano nelle loro abitazioni. Qui d'estate la densità cresce proprio per la costa, che invita a trascorrere intere giornate per gli acesi che qui hanno seconde case, ma anche per i turisti che raggiungono il litorale roccioso approfittando delle temperature torride. Completamente distrutta la copertura dello stabile, fortuna ha voluto che gli occupanti della casa non subissero né ustioni né intossicazioni. La tempestiva chiamata ai vigili del fuoco ha permesso di preservare la salute di chi era sul posto. Tanto spavento, quello sì, anche per la fitta colonna di fumo che si è stagliata rendendosi ben visibile dalla costa. Fumo e fiamme ieri anche a Paternò. A fuoco un fienile ed alberi di un'azienda agricola.
Qui sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Adrano, una sola squadra che ha lavorato in contrada Cafaro, dove fiamme altissime hanno dapprima arso sterpaglie, divorando poi gran parte di questo fienile che ha riportato seri danni e diversi ulivi. Fortunatamente anche qui nessun danno a persone né animali, ancora sconosciute le cause che hanno portato a tanta devastazione. Polemiche, torniamo a Giarre per una sfilata di modelle su parte del sagrato laterale della Chiesa Madre. Il parroco condanna alcuni sproloqui sui social. Ragazze in bikini che escono dalla Chiesa Madre di Giarre per partecipare ad una sfilata. Il tutto nel contesto di una serata evento organizzata nella piazza principale giarrese. Sui social si infiamma la polemica per l'utilizzo del sagrato laterale della chiesa, ma il parroco Don Nino Russo risponde pacatamente a chi ha voluto creare il caso. Ma guarda, mi ha molto rattristato, non la critica, perché la critica è doverosa e anche giusta, così cresciamo tutti insieme. I toni usati, cioè, mi sembra toni da persone arrabbiate con se stesse, arrabbiate con il mondo, ma soprattutto un linguaggio pieno di sproloqui, di parolacce che sono irripetibili. Questo non è accettabile. Una persona così che scrive queste cose non è una persona civile, andrebbe messa da parte, nemmeno rispondere. Noi abbiamo semplicemente dato spazio a un evento che non aveva, anche per questione del Covid eccetera eccetera, molte risorse, e anche il sindaco mi ha telefonato chiedendo se era possibile avere uno spazio dove queste ragazze potessero cambiarsi d'abito e quindi fare il loro spettacolo. Abbiamo utilizzato una parte chiudendolo con dei separati, quindi non sono entrati in chiesa, non hanno fatto invasione della chiesa, semplicemente hanno avuto uno spazio chiuso solo per loro dove potersi cambiare. E non penso che guardare una ragazza in bikini sia un peccato mortale. Dovremmo cancellare, torniamo ai tempi di Michelangelo quando hanno messo i braghettoni alle sue statue. Non è questo, il male non sta nel corpo, sta nella mente delle persone. A volte la mente delle persone vede sempre cose distorte. Non è questione di poter entrare. Adesso io entro in chiesa con le ciabatte, sono momenti diversi, sono momenti in cui la chiesa ha la liturgia e lì siamo tutti in preghiera, lì siamo davanti al Signore. Questo è un evento, uno spettacolo in cui abbiamo dato la possibilità delle persone di poter usufruire di uno spazio esterno alla chiesa, non interno alla chiesa, nessuna invasione di chiesa. Ma ripeto, non è tanto il fatto che qualcuno abbia detto non sono d'accordo che abbiate aperto la porta della chiesa per far uscire le ragazze che entravano da un'altra porta e uscivano da quella porta, ma i toni, il linguaggio, che deferire da osteria è un'offesa per chi frequenta le osterie, o da scaricatore di porta, un'offesa per gli scaricatori di porta. Io veramente mi sono sentito umiliato come persona dai termini che hanno usato queste persone, dagli epiteti che non sono affatto civili. Dovrebbero semplicemente provare vergogna per quello che hanno detto. E ha preferito e preferisce evitare qualsiasi tipo di confronto con loro? Ma sì, no, non voglio. Io infatti avevo detto a voi stessi, preferisco il silenzio. Parlano le opere, non le chiacchiere. Già il sito stesso di Facebook con cui queste persone si esprimono, sei di Giarre se ti lamenti, ma finiamola di lamentarci, è una scusa buona per coprire la nostra incapacità di agire e di proporre cose serie che facciano crescere la città. Noi non vogliamo distruggere, vogliamo costruire. Abbiamo fatto, ritengo, una rassegna normale come tutti gli altri anni. Che poi qualcuno o più di qualcuno si sia presa la briga, insomma, di osservare, di contestare il fatto che le ragazze si siano dedicate un po' a cambiarsi dentro la chiesa, non mi pare che ci sia tanto di scandaloso, anche perché essendo tutti quanti figli di Dio ed essendo che abbiamo avuto le premure nel transennare internamente con dei teloni l'ingresso della navata laterale, quindi tanto di rispetto al culto, non mi pare che ciò debba essere una cosa così tanto da criticarlo o condannare, anche perché lo scandalo, che voi mi insegnate benissimo, va ad essere attenzionato in altre zone, in altre situazioni, ma non proprio in una cosa così semplice, che è stata molto brillante per quanto riguarda un po' la scena.
Chiusa l'Odissea, si accendono le fiamme alle gole dell'Alcantara, concordato già lo schema dei fuochi e degli altri effetti speciali che arricchiranno lo spettacolo che debutterà giovedì prossimo. Già sold out le prime repliche. Sarà caratterizzata da spettacolari fuochi ed effetti speciali l'edizione 2020 dell'Inferno, che debutterà giovedì prossimo nelle gole dell'Alcantara. Le prime repliche registrano già il tutto esaurito. A rivelarlo con soddisfazione è il regista Giovanni Anfuso, che nell'incantevole scenario naturale sta provando all'aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, il nuovo spettacolo dopo il successo delle rappresentazioni dell'Odissea. Il capolavoro di Dante, prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, con il patrocinio della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, viene rappresentato per il terzo anno consecutivo e negli anni passati è sempre stato sold out, tanto da essere inserito dalla regione nell'elenco dei grandi eventi 2020. Siamo qui nell'azienda Vaccalluzzo Events per concordare insieme lo schema dei fuochi e degli effetti speciali che saranno la partitura del nostro Inferno. Alfredo Vaccalluzzo ci ha fatto vedere delle macchine eccezionali e vi aspettiamo per un Inferno con delle fiamme completamente impensabili. Abbiamo deciso con Giovanni Anfuso e la produzione di creare qualcosa di magico nell'Inferno di Dante, dove ci saranno effetti che vi stupiremo. Uno spettacolo di altissimo livello che avrà tante novità in questa edizione, rodatissimo il gruppo di professionisti che ha fatto diventare dei colossal agli spettacoli promossi negli anni nelle gole dell'Alcantara, il cui parco botanico e geologico è gestito da Maurizio Vaccaro con i fratelli Alessandro e Nino. Abbiamo finito il ciclo delle rappresentazioni dell'Odissea e con grande successo di pubblico e ci apprestiamo finalmente a riprendere il cavallo di battaglia tradizionale dell'Inferno di Dante. È stato necessario intensificare in maniera sostanziale le prove degli artisti, ma comunque lo spettacolo sarà sempre ad altissimo livello, con anche altre novità sparse qua e là lungo la narrazione. Cosa dire? Torniamo a quelli che sono i nostri pezzi forti, quelli che il pubblico ha richiesto con grande ardore, possiamo dire. Parlando dell'Inferno di Dante, la parola mi sembra anche quanto mai propria, e sono certo che il successo anche di questo ciclo di rappresentazioni sarà all'altezza delle aspettative. I biglietti per gli spettacoli 2 a sera, dal giovedì alla domenica fino al 6 settembre, sono disponibili sia online attraverso il circuito Boca. Rieccoci in studio, non ci sono aggiornamenti, dunque vi lasciamo alle previsioni meteo per la giornata di domani e la regolare programmazione della rete. A voi tutti buon pomeriggio. Previsioni meteorologiche per la giornata di domani, martedì 25 agosto. Il cielo sarà sereno su tutta l'isola. Addensamenti di nubi si avranno nell'entroterra, ma nel complesso il cielo sarà sgombero su tutti i fronti, sia ad est che ad ovest, da nord a sud. I venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Diamo uno sguardo adesso alle temperature. Sul capoluogo etneo previste una minima ed una massima rispettivamente di 24 e 34 gradi centigradi, ma sarà più calda la città di Siracusa con 36 gradi. La più fredda in nottata invece è Enna con 14 gradi centigradi.